non... Ecco, questo è un problema. Per passare dall'altra parte bisogna percorrere questo ponticello di legno. E la mia macchina non è piccola. Vai. E poi abbiamo due livelli. E adesso la andiamo a vedere su. Dai. Ok. Comunque siamo in un letto di un vecchio fiume. Mi ha detto che ci sono dei funghi, pensavo funghi veri, invece è quella roccia lì giù. Ok, quando piove molto forte, quindi diciamo da questo periodo fino ai prossimi mesi, qui diventa praticamente un fiume. Ecco perché non è cresciuto nulla qui in mezzo. Ah, dice che prima l'acqua la prendeva da qui, ma adesso praticamente non è tutto secco. Da questa specie di fungo, come l'ha definito tu, potete capire l'acqua fin dove arrivava prima. Praticamente la parte chiara era sommersa d'acqua, quindi siamo sott'acqua adesso. Ci diceva che quando era stanco, dopo una giornata di lavoro, si metteva a dormire sotto questo scoglio, che non si sa come si regge. Incredibile. Cosa non si fa per trovare un po' di fresco, giustamente, qui a 40 gradi all'ombra. Fresh? Yen my cup? Incredibile. Molto agile il papà di tui. Ah, perché fai queste cose pericolose? Che qua gli ospedali già sono precari. Mamma mia, è veramente un paesaggio strano. Ecco, questo è un problema. Per passare dall'altra parte bisogna percorrere questo ponticello di legno. E la mia macchina non è piccola. Ok. Vai, vai. Oh. Yeah! Che follia. In realtà il papà di Tui dorme quasi sempre qua, mi diceva, perché in questo periodo si sta prendendo cura di questa piccola risaia e quindi sta dormendo quasi sempre qua. C'ha il divano, sarebbe questa panchina di legno, l'amaca che insomma non può mancare in nessuna casa thailandese. E poi abbiamo due livelli, praticamente questo livello alla piano 1, credo che sia per rilassarsi, e sopra c'è il letto. Vabbè, andiamolo a vedere. Oh. Intanto al piano di sotto c'è un'altra amaca e penso che sia il parcheggio del fieno qui sotto, diciamo al pian terreno. Il tetto è in lamiera, almeno non è in Eternit. E adesso lo andiamo a vedere su, se non mi ammazzo. Dai, vai. Dai. Okay. Ok. Ok, cap. Stavo a ammazzare. Ed ecco il letto del papà. Praticamente il letto del papà è un contenitore di rete. Tu puoi venire un secondo? Cam. La rete perché? Perché come vedete c'è un ragno enorme. Guarda. Spider. Ah, so che. E se questo ti prende mentre dormi è un problema. Non so se riuscite a vederlo. Questi sono i cuscini, le coperte. Ovviamente questo letto è ricoperto di ragni, lucertole e insetti vari. Qui ci sono vari strumenti di lavoro, qualche bicchiere, qualche mini barbecue per cucinare. Eh sì, infatti questa è una cucina, ci sono le varie bottiglie con le salse, c'è il sale e altre pentolami vari. E qui non voglio chiedere cosa c'è dentro questo barattolo di plastica. Che dire ragazzi, non so cosa aggiungere, il video parla da sé. Forse quando sei abituato, diciamo, non noti nulla, però per noi che veniamo dall'Occidente è una realtà molto, molto complicata da accettare. Va bene, provo a riscendere. In questi sacchi c'è la cacca della mucca che serve per concimare i campi di riso. Quindi quando dite che questo è un riso di m***a, in realtà non dite una bugia.
Andiamo. Mm. Eccola qua. Bonini, fai. Quando piove entra l'acqua? Essere timida. Ah, guardate. Oh, c'è pure il telecomando per la luce. Ma che lusso. Very good. Non vedi. Questa è la doccia dell'acqua.